Nelle annali della storia militare, mentre la polvere della Seconda Guerra Mondiale si depositava e la Guerra Fredda si profilava, una nuova forza emergeva dai paesaggi aridi del Medio Oriente, pronta a ridefinire l'essenza stessa della guerra. Benvenuti nell'arsenale formidabile di Israele, una nazione la cui esistenza è stata incisa dal crogiolo del conflitto, portando alla creazione di alcune delle armi più avanzate e sperimentali del mondo. Dalla fondazione di Israele nel 1948, l'urgenza della sua precaria posizione ha stimolato l'innovazione a un ritmo senza precedenti. Il Merkava, che significa carro, sta come testimonianza di questa innovazione. Progettato negli anni 70, questo carro armato non era solo un'arma, era un simbolo dello spirito indomabile di Israele, che combinava una potenza di fuoco formidabile con la protezione ineguagliata del suo equipaggio. Ma il Merkava era solo l'inizio. Entrate nel mondo della guerra cibernetica, dove l'elite dell'unità 8200 di Israele si è immersa nel regno digitale, pionierando tattiche cyber che hanno lasciato gli avversari alla cieca. Poi c'è il Cupola di Ferro, una meraviglia della tecnologia di intercettazione dei missili, che dal suo dispiegamento nel 2011 ha salvato innumerevoli vite intercettando razzi in aria, trasformando potenziali tragedie in semplici spettacoli nel cielo. Eppure, tra queste meraviglie tecnologiche, bisogna riflettere, come fece il rinomato fisico e padre della bomba atomica, J. Robert Oppenheimer, citando la Bhagavad Gita: «Ora sono diventato la morte, il distruttore di mondi». Come si concilia l'essenza stessa di armi così potenti con i valori di conservazione e difesa? Riuscite a immaginare il peso della responsabilità che deriva dal maneggiare un tale potere? Unitevi a noi, mentre ci avventuriamo nel cuore della prodezza tecnologica di Israele, esplorando le storie, le menti e le innovazioni che hanno plasmato il suo panorama militare moderno. Benvenuti nel diario di Giulio Cesare. Scudi nel cielo. Il racconto di Cupola di Ferro e Fascio di Ferro. Nel cuore di Israele, dove la storia antica si intreccia con l'innovazione moderna, si svolge la storia della Cupola di Ferro. L'origine della Cupola di Ferro risale alla metà degli anni 2000, quando un numero crescente di attacchi con razzi ha rappresentato minacce significative per le aree civili della nazione. Rafael Advanced Defense Systems, una compagnia israeliana di tecnologia per la difesa, si è unita alle forze di difesa israeliane per affrontare questa minaccia imminente. Entro il 2011, il loro progetto, la Cupola di Ferro, era operativo. Mentre i razzi solcavano i cieli, il sistema radar della Cupola di Ferro, sviluppato in collaborazione con Elta Systems, ne individuava le traiettorie. Con eleganza rapida, i missili intercettori Tamir venivano lanciati, neutralizzando le minacce in arrivo con notevole precisione. Il brigadier generale Zvika Haimovich, un tempo capo della difesa aerea di Israele, spesso commentava: «La mano dell'innovazione è potente quanto la mano della difesa». Tuttavia, la meraviglia della Cupola di Ferro non era solo la sua prodezza tecnologica, ma anche la sua adattabilità. Il sistema poteva differenziare tra i razzi che rappresentavano vere minacce per le aree popolate e quelli destinati a campi aperti. Questo discernimento strategico non solo ha risparmiato risorse, ma anche innumerevoli vite civili. Nell'ammirazione per la Cupola di Ferro, molti potrebbero trascurare il suo meno noto omologo, il Fascio di Ferro. Mentre la Cupola di Ferro affrontava razzi a corto raggio e gusci di artiglieria, il Fascio di Ferro era progettato per contrastare minacce ancora più brevi, come droni e mortai, utilizzando energia diretta. Sfruttando la potenza dei laser, il Fascio di Ferro era una risposta alle dinamiche rapidamente mutevoli della guerra moderna. I sussurri nei corridoi della difesa spesso suggerivano che questo fosse il sentinello silenzioso di Israele, che lavorava al fianco del suo omologo, più rumoroso. Il dottor Danny Gold, talvolta definito il padre della Cupola di Ferro, una volta condivise un aneddoto dai primi giorni di sviluppo del sistema. Ricordava una fase di test particolarmente impegnativa in cui l'intercettore mancava il bersaglio più volte. In mezzo alla disperazione, una giovane ingegnere, Yael, scrisse una citazione di Albert Einstein sulla lavagna del laboratorio: «Non fallisci mai fino a quando non smetti di provare». Divenne il mantra non ufficiale che alimentava notti insonni
e test incessanti fino al raggiungimento del successo. Tuttavia, tra i racconti di innovazione c'è un lato umano spesso trascurato di questi sistemi di difesa. Le comunità che vivono vicino alle aree di confine, una volta rassegnate ai suoni delle sirene e alla paura dei razzi, ora hanno trovato un nuovo senso di normalità. I bambini potevano giocare all'aperto e le famiglie potevano riunirsi senza la costante minaccia incombente. Un anziano residente di Ashkelon, una città frequentemente bersaglio di razzi, una volta scherzò: «La cupola di ferro non intercetta solo i razzi, intercetta la paura». Un'altra curiosità risiede nelle convenzioni di denominazione. Mentre cupola di ferro simboleggiava simbolicamente uno scudo che proteggeva la nazione, fascio di ferro denotava precisione e concentrazione, molto simile a un raggio laser. Questi nomi, scelti con cura, riflettevano sia la funzione che lo spirito dei sistemi. Il generale Eyal Zamir, una figura chiave nell'establishment della difesa israeliana, una volta rifletté durante una conferenza stampa: «La difesa non è solo questione di armi e tecnologia, è riguardo lo spirito di una nazione, la volontà di proteggere e la spinta all'innovazione». Infatti, la storia della cupola di ferro e del fascio di ferro non è solo una testimonianza della prodezza tecnologica di Israele, ma anche del suo spirito indomito. Custodi digitali. La ricerca di Israele nel confine cibernetico. Nel cuore del Medio Oriente, annidato tra le antiche pietre di Gerusalemme e i centri di innovazione di Tel Aviv, si sviluppa una rivoluzione digitale. Israele, una nazione immersa nella storia, è emersa come avanguardia globale nel regno della sicurezza informatica. Il viaggio è iniziato alla fine degli anni 90. Mentre il mondo abbracciava l'era digitale, Israele riconobbe la natura in evoluzione delle minacce. Finiti erano i giorni in cui le battaglie si combattevano solo su terra, mare e aria. Il regno digitale emerse come il nuovo campo di battaglia. Yitzhak Ben Yisrael, spesso considerato il padrino dell'iniziativa di sicurezza informatica di Israele, prevedeva l'importanza di questo cambio di paradigma. In una conferenza a Herzliya nel 1998 dichiarò: «La prossima guerra non sarà combattuta solo con missili, sarà combattuta con byte e bit». L'unità 8200, il corpo d'élite dell'intelligence delle forze di difesa israeliane, ha giocato un ruolo fondamentale nel plasmare il paesaggio della sicurezza informatica della nazione. Sebbene le loro operazioni rimangano avvolte nel segreto, occasionalmente trapelano storie, dipingendo un quadro di giovani prodigi tecnologici che lavorano instancabilmente per difendere i confini digitali della nazione. Un aneddoto racconta la storia di un soldato 19enne dell'unità 8200 che rilevò e neutralizzò un sofisticato attacco informatico mirato al sistema idrico di Israele. Quando gli fu chiesto del suo motivo, rispose semplicemente: «L'acqua è vita, proteggerla è il mio dovere». Tel Aviv, spesso soprannominata la Silicon Wadi, divenne l'epicentro degli sforzi cibernetici di Israele. Entro gli anni 2010 la città era piena di start-up, incubatori e laboratori di innovazione dedicati alla sicurezza informatica. La conferenza annuale Cyber Week, ospitata all'Università di Tel Aviv, attirava esperti, innovatori e politici da tutto il mondo. Fu qui, nel 2013, che il primo ministro Benjamin Netanyahu commentò: «Nel regno cibernetico il difensore deve essere corretto il 100% delle volte, mentre l'attaccante deve solo riuscire una volta. Questa asimmetria mi tiene sveglio la notte». Ma ciò che distingueva davvero Israele era la sua unica fusione di accademia, militare e industria. Università come Ben Gurion a Beersheba non solo offrivano corsi all'avanguardia sulla sicurezza informatica, ma si allearono anche con l'industria per guidare la ricerca e l'innovazione. Il dottor Gabi Siboni, una figura prominente nell'Accademia Cibernetica israeliana, spesso sottolineava la necessità di questa trinità, affermando: «Conoscenza, applicazione e innovazione. Queste sono le pietre miliari della nostra forza cibernetica». Una delle curiosità dell'ecosistema di sicurezza informatica di Israele è l'iniziativa del firewall umano. Invece di fare affidamento solo sulla tecnologia, Israele ha investito pesantemente nella formazione dei suoi cittadini per riconoscere e segnalare le minacce informatiche. La logica? La tecnologia potrebbe fallire, ma una cittadinanza vigile potrebbe fornire uno strato aggiuntivo di difesa.
Tra bit e byte, il viaggio cibernetico di Israele ha avuto la sua giusta quota di racconti intriganti. Voci sussurrate nei vicoli di Gerusalemme parlavano di un'operazione congiunta tra Israele e gli Stati Uniti, che portò alla creazione del Worm Stuxnet, un malware che presumibilmente sabotò il programma nucleare dell'Iran nel 2010. Mentre i dettagli rimangono classificati, Stuxnet mostrò l'impatto profondo della guerra informatica sulla geopolitica. Durante il suo viaggio nella sicurezza informatica, Israele trasse ispirazione dalla sua ricca storia e cultura. Le antiche mura di Gerusalemme, che proteggevano la città dagli invasori, erano spesso paragonate a moderni firewall. Il famoso storico Eli Barnavi una volta rifletté: «Così come i nostri antenati sorvegliavano queste mura con vigore, dobbiamo custodire i nostri muri digitali con uguale fervore». Ali senza guerrieri. La danza di Israele con i droni. Tra le dorate dune del deserto del Negev, una silenziosa rivoluzione prese il volo. I cieli di Israele, un tempo dominati dal ruggito dei jet da combattimento, iniziarono a testimoniare il quieto ronzio dei veicoli aerei senza pilota, UAV. Questi droni, pionieri di una nuova era, esibirono la prodezza di Israele nel fondere tecnologia e strategia. Gli anni 70 segnarono l'inizio dell'incursione di Israele nel dominio degli UAV. La guerra del Yom Kippur del 1973 sottolineò la necessità di migliori capacità di ricognizione. Visionari come Abraham Karem, che in seguito divenne noto come il padre del drone Predator, iniziarono lo sviluppo dei primi prototipi di UAV nel suo garage a Tel Aviv. Entro la fine degli anni 70, Israele aveva introdotto il suo primo UAV operativo, il Tadiran Mastiff, progettato principalmente per la sorveglianza. Durante gli anni 80, mentre le tensioni di confine si acuivano, gli UAV di Israele svolsero un ruolo fondamentale nella raccolta di informazioni. La prima guerra del Libano nel 1982 vide l'azione del drone AI Scout, fornendo dati in tempo reale preziosi per le forze di terra. Il brigadier generale Amos Lapidot, un ex comandante della forza aerea israeliana, una volta rifletté: «L'occhio nel cielo vede tutto, sa tutto». Ma gli UAV non erano solo spettatori silenziosi, si evolsero in attori dinamici nella strategia di difesa di Israele. Gli anni 90 assistettero all'introduzione dei droni Heron e Searcher, dotati di sensori avanzati e durate di volo più lunghe. Pattugliavano silenziosamente i confini, le loro telecamere penetravano l'oscurità della notte, garantendo che nessuna minaccia passasse inosservata. Un episodio intrigante della fine degli anni 90 parla di un'operazione segreta nel sud del Libano. Un UAV israeliano, in missione di ricognizione, catturò le immagini di un raduno nemico. Invece di schierare jet da combattimento, le IDF usarono le riprese del drone per coordinare un'operazione di terra, minimizzando i danni collaterali. Questo incidente evidenziò la dinamica mutevole della guerra, dove il cervello spesso trionfava sul muscolo. L'innovazione non era confinata ai hangar militari. Università come il Technion di Haifa divennero focolai per la ricerca sui droni. Il professor Yitzhak Klein, una figura di spicco nell'ingegneria aerospaziale, una volta commentò: «L'UAV non è solo una macchina, è una filosofia. Rappresenta la nostra ricerca di spingere i confini senza rischiare vite». Con l'alba del nuovo millennio, Israele ampliò i suoi orizzonti UAV. Droni come le Eitan, con la sua impressionante apertura alare e capacità di altitudine, furono sviluppati per missioni a lungo raggio. Tuttavia, non tutti i droni erano giganti. Il Black Sparrow, un piccolo UAV che imitava un missile in arrivo, fu progettato per esercitazioni di difesa, garantendo che i cieli di Israele rimanessero impenetrabili. Le affollate strade di Gerusalemme furono testimoni di un'altra meraviglia, UAV. Si raccontava di un drone, delle dimensioni di una libellula, che volteggiava intorno alle antiche mura della città. Questa meraviglia, in miniatura, opportunamente chiamata nanocolibrì, era considerata un drone spia, sebbene il suo vero scopo rimanga avvolto nel mistero. Una citazione di David Ivry, un pilastro nel settore della difesa di Israele, riassunse l'etica UAV della nazione. Durante un simposio a Herzliya, nel 2005, rifletté: «I nostri antenati leggevano le stelle. Noi leggiamo i flussi di dati dei nostri droni
entrambi ci guidano verso il nostro destino. Eppure, tra i racconti di tecnologia, l'essenza del viaggio UAV di Israele rimane profondamente umana. Un aneddoto racconta la storia di Yael, una giovane operatrice UAV. Durante una missione di routine, la telecamera del suo drone catturò un bambino bloccato vicino a un campo minato. Yael, sfidando il protocollo, guidò una squadra di soccorso usando il feed del suo drone, garantendo che una vita fosse salvata. Quando le fu chiesto del suo decisione, disse semplicemente: «I droni potrebbero non avere un battito cardiaco, ma la persona dietro di loro sì». Merkava, l'odissea del carro di ferro nel tempo. Incastonato nei paesaggi ondulati di Israele, alla fine degli anni 70 prendeva forma un colosso, non una creatura della mitologia, ma una meraviglia dell'ingegneria, il carro armato principale Merkava. Il suo nome, che significa carro in ebraico, è stato ispirato dai guerrieri antichi, ma il suo design era puramente futuristico. Figlio dell'ingegno del generale Israel Tal, un visionario stratega militare, il Merkava è nato dalla necessità. Seguendo la guerra degli Yom Kippur nel 1973, Israele si rese conto dell'urgente bisogno di un carro armato su misura per i suoi unici scenari di combattimento e terreni. Il generale Tal, spesso affettuosamente chiamato Talik, immaginò un carro che desse priorità alla protezione dell'equipaggio più di ogni altra cosa. Spesso diceva: «La vera forza di una nazione non sono le sue armi, ma i suoi soldati». L'avvento del Merkava nel 1979 fu rivoluzionario. A differenza dei design tradizionali dove il motore era posizionato dietro, il motore del Merkava era collocato davanti, agendo come uno scudo aggiuntivo per l'equipaggio. Questo design rifletteva l'ethos di Israele, il valore delle vite umane sopra le macchine. Man mano che passavano gli anni, il Merkava si evolse con ogni iterazione che portava il segno delle esperienze di combattimento di Israele. Il Merkava Mark II, introdotto nel 1983, vantava una potenza di fuoco potenziata e un nuovo sistema di controllo del fuoco. Ma non era solo questione di offesa. L'armatura rinforzata del Mark II mostrava l'impegno continuo di Israele nella difesa. Negli anni 90 il Merkava Mark III ruggì all'esistenza. Con un motore più potente e un'armatura modulare avanzata, era una forza da non sottovalutare. Un aneddoto proveniente da un'esercitazione nei colli del Golan parla da solo della sua prodezza. Un giovane comandante di carro armato, Avi, riuscì a navigare il suo Mark III attraverso terreni pericolosi che erano considerati impassabili. Gli spettatori guardavano stupiti mentre il carro, soprannominato la capra di montagna per quell'esercitazione, scalava altezze con un'agilità che smentiva la sua massiccia struttura. L'inizio del millennio assistette alla nascita del Merkava Mark IV. Debuttando nel 2004, era il culmine delle lezioni apprese dai conflitti precedenti. Dotato del sistema di protezione Trophy, poteva intercettare missili anticarro, una caratteristica che si sarebbe dimostrata inestimabile durante gli scontri lungo il confine. Tuttavia, la storia del Merkava non riguarda solo la potenza militare, è costellata di storie di spirito umano. Ci sono racconti di equipaggi che personalizzano i loro carri, incidendo nomi o dipingendo simboli, infondendoli di individualità. Una di queste storie narra di un carro chiamato Shirley, così battezzato dal suo equipaggio in onore di una canzone amata dai giorni di addestramento, il MAG. General Baruch Mazliach, una volta al comando del corpo corazzato di Israele, ha evidenziato il legame tra il Merkava e il suo equipaggio. In un raduno a Latrun, il Museo dei Carri Armati di Israele rifletté: «Il Merkava non è solo acciaio e potenza di fuoco, è sudore, lacrime e ricordi». Una curiosità sul Merkava è la sua adattabilità oltre la guerra. Il telaio del carro è stato riproposto per varie esigenze civili, compresa la lotta agli incendi in terreni difficili. Questa dualità di macchina da guerra e salvavita è una testimonianza dello spirito innovativo di Israele. Frecce verso il cielo, il volo dei guardiani aerei di Israele. Nell'immensità dell'ampio cielo azzurro di Israele emerge un protettore sofisticato, il sistema di difesa missilistica Arrow. Con l'evolversi del paesaggio geopolitico del Medio Oriente, alla fine degli anni Ottanta, Israele sentì l'urgente necessità di una difesa avanzata contro i missili balistici a lungo raggio. Entra in scena il sistema Arrow,
una collaborazione congiunta tra Israel Aerospace Industries e la compagnia americana Boeing. La concezione iniziale del sistema Arrow ebbe inizio alla fine degli anni Ottanta. Entro il 2000, l'Arrow 1 fu sostituito dal più avanzato Arrow 2, progettato specificatamente per intercettare e distruggere missili a maggiori altitudini e velocità. Questa versione divenne operativa nel 2000, segnando l'inizio di una nuova era nella difesa aerea. Boaz Lev, figura di spicco della EI, commentò nel 2002: «Il cielo non è il nostro limite, è la nostra responsabilità». Si dice che durante la fase di sviluppo dell'Arrow 2, gli ingegneri affrontarono una sfida unica. Il computer del sistema doveva prendere decisioni in frazioni di secondo, filtrando una miriade di dati irrilevanti. Uri Sinai, un ingegnere del software nel progetto, implementò in modo geniale algoritmi ispirati alla natura, imitando il modo in cui gli uccelli di preda si concentrano sui loro bersagli tra le distrazioni. Entro gli anni 2010, le minacce che Israele doveva affrontare erano evolute. C'era una crescente preoccupazione per i missili in grado di viaggiare oltre l'atmosfera e poi rientrare, complicando l'intercettazione. Questo portò allo sviluppo dell'Arrow 3, operativo entro il 2017. A differenza dei suoi predecessori, l'Arrow 3 aveva la capacità di intercettare missili al di fuori dell'atmosfera terrestre, un'impresa paragonabile a colpire un proiettile con un altro proiettile, come descritto dal generale Amnon Reshef, figura chiave nei primi giorni del programma Arrow. Mentre i progressi tecnici del sistema Arrow sono notevoli, storie di spirito umano e innovazione sono intrecciate nella sua trama. Un aneddoto dai primi giorni di test dell'Arrow 3 racconta di un giovane tecnico di nome Lior, che notò una piccola discrepanza nei dati di traiettoria del sistema. Inizialmente ignorata, l'insistenza di Lior portò alla scoperta di un piccolo errore di calibrazione. Quest'osservazione, acuta come quella di un'aquila, come fu poi definita, potenzialmente salvò il progetto da significativi contrattempi. Il nome Arrow non era solo una rappresentazione della natura rapida e precisa del sistema, era simbolico delle aspirazioni di una nazione, sempre puntate verso il cielo, in cerca di pace, ma preparate alle sfide. Menachem Begin, ex primo ministro di Israele, una volta disse: «La pace è la bellezza della vita». Sebbene non si riferisse direttamente al sistema Arrow, queste parole racchiudono l'essenza del perché tali sistemi di difesa esistono, per salvaguardare la pace e il modo di vivere di una nazione. Curiosamente, mentre il sistema Arrow era principalmente un meccanismo di difesa, la sua influenza si estese oltre l'ambito militare. Università e istituzioni tecnologiche in Israele registrarono un aumento dell'interesse per l'ingegneria aerospaziale, con studenti ispirati dal successo dell'Arrow. Il profò Zif Zalewski dell'Università Bar-Ilan una volta menzionò in una lezione: «Il sistema Arrow non è solo un missile, è un faro per gli ingegneri aspiranti. Le collaborazioni internazionali del sistema Arrow hanno anche favorito un senso di cameratismo. Ingegneri americani e israeliani spesso scambiavano aneddoti sulle loro sfide uniche. Una di queste storie parla di un ingegnere americano sorpreso dall'abitudine del team israeliano di bere espresso a tarda notte. «È il nostro carburante segreto», scherzò un collega israeliano. Custode dei cieli, l'eredità della fionda di Davide. Nelle cronache della ricca storia difensiva di Israele, un capitolo rimane dedicato a un sistema tanto poetico nel nome quanto potente nella funzione, la fionda di Davide. Attingendo il suo nome dal racconto biblico di Davide, che sconfisse il gigante Golia con una singola pietra dalla sua fionda, questo sistema di difesa è stato creato per affrontare i Golia dei tempi moderni, minacce missilistiche a medio e lungo raggio. L'inizio del XXI secolo ha visto un cambiamento nel paesaggio geopolitico del Medio Oriente. Le minacce che Israele affrontava non provenivano più solo dai vicini immediati, ma anche da avversari armati con capacità missilistiche più avanzate. Riconoscendo la sfida in evoluzione, Israele, in collaborazione con gli Stati Uniti, intraprese una missione a metà degli anni 2000 per sviluppare un sistema capace di intercettare queste minacce. Guidati dai visionari di Rafael Advanced Defense Systems e Raytheon, la fionda di Davide iniziò il suo viaggio dal progetto alla realtà. Operativo dal 2017,
La fionda di Davide colmò un cruciale vuoto nella strategia di difesa multilivello di Israele, posizionandosi tra le capacità a corto raggio di Iron Dome e le intercettazioni a lungo raggio del sistema Arrow. Il dottor Amir Peretz, una figura chiave nell'istituzione difensiva di Israele durante lo sviluppo iniziale del sistema, una volta disse durante una conferenza a Haifa: «Nel gioco della difesa, ogni strato, ogni pezzo, è un passo verso un orizzonte più sicuro». Gli aneddoti dalle fasi di test della fionda di Davide sono ricchi di storie di sfide trasformate in trionfi. Una di queste storie parla di una tempesta di sabbia inaspettata durante una fase critica di test nel deserto del Negev. La visibilità era quasi zero. Tuttavia, il radar avanzato del sistema, sviluppato in collaborazione con Elta Systems, riuscì a bloccare e intercettare il bersaglio, guadagnandosi il soprannome di «il falco del deserto» tra gli ingegneri. Oltre alle sue meraviglie tecniche, la fionda di Davide si è affermata come simbolo di collaborazione internazionale. Il legame tra i team di difesa israeliani e americani era profondo. Pasti condivisi, racconti culturali scambiati e reciproco rispetto trasformarono una partnership professionale in un legame familiare. Si dice che durante una sessione di lavoro notturna, un ingegnere americano abbia introdotto i suoi colleghi israeliani all'arte di preparare Glee S'mores, suscitando risate e creando ricordi. Sebbene la fionda di Davide sia stata sviluppata principalmente per la difesa, la sua influenza si è estesa all'Accademia. Le università in Israele hanno visto un aumento delle iscrizioni ai corsi di difesa e aerospaziale, con studenti ispirati dalle tecnologie all'avanguardia mostrate da sistemi come la fionda di Davide. La professoressa Leah Goldstein, dell'Istituto Tecnologico di Haifa, una volta rifletté: «Vedere giovani menti così ispirate da un sistema di difesa significa vedere la speranza per un futuro di innovazione continua». Una curiosità meno nota sulla fionda di Davide risiede nei suoi algoritmi software. Alcuni degli algoritmi di traiettoria predittiva sono stati ispirati dai modelli presenti in natura, in particolare dai modelli di volo degli uccelli migratori. Gli uccelli, con la loro innata capacità di navigare grandi distanze con precisione, sono diventati una musa inaspettata per un sistema di difesa missilistica. Lungo il suo percorso, la fionda di Davide è stata più di un semplice pezzo di macchinario difensivo. È stata un faro di speranza, una testimonianza dell'ingegno umano e un riflesso della determinazione di Israele a proteggere i suoi cieli e il suo popolo. Il MAG, General Eyal Zamir, riflettendo sull'importanza del sistema, commentò in un raduno a Gerusalemme: «Così come la modesta fionda di Davide ha protetto un futuro re, la nostra fionda di Davide sta di guardia, garantendo un futuro di pace per la nostra nazione». Echi dell'invisibile campo di battaglia, la danza di Israele con le ombre elettroniche. Mentre l'alba si spezzava sul Mediterraneo, i paesaggi di Israele pulsavano non solo con i ritmi della vita quotidiana, ma anche con le onde invisibili dei segnali elettronici. Il campo di battaglia moderno non riguarda solo i carri armati, gigli aerei o la fanteria, è sempre più riguardo l'invisibile, l'intangibile, l'elettronico. E in questo regno della guerra invisibile, Israele ha orchestrato magistralmente un balletto di jamming, avanzamenti radar e contromisure. Le radici del viaggio di guerra elettronica di Israele possono essere tracciate fino agli anni 60. Era un'epoca di tensioni della guerra fredda, corse spaziali e il nascente ronzio della tecnologia informatica. In questo contesto globale, un giovane ingegnere di nome Yitzhak Sharvit, stazionato in una base segreta nel deserto del Negev, iniziò a sperimentare con le prime tecniche di jamming. Poco sapeva che il suo lavoro avrebbe gettato le basi per l'eredità di guerra elettronica di Israele. La guerra del Yom Kippur del 1973 fu un momento cruciale nella narrativa difensiva di Israele. Con avversari che dispiegavano sistemi radar avanzati, Israele si rese conto dell'importanza critica non solo di evitare, ma anche di ingannare questi occhi elettronici. Le lezioni di questo conflitto accelerarono i programmi di guerra elettronica di Israele, portando allo sviluppo di sofisticati dispositivi di jamming e di esche. Negli anni Ottanta, le capacità di guerra elettronica di Israele erano cresciute a passi da gigante.
storie dell'operazione Wooden Leg, un audace attacco aereo nel 1985, narrano di come gilli aerei israeliani, equipaggiati con attrezzature di jamming all'avanguardia, riuscirono a eludere i sofisticati sistemi radar nemici, colpendo obiettivi con precisione senza pari. Il MAGD, General Amos Yadlin, riflettendo sull'operazione, commentò a Tel Aviv: «Nella sinfonia della guerra, le misure elettroniche sono le armonie non celebrate, ma cruciali. Tuttavia, la guerra elettronica non riguardava solo l'attacco, era altrettanto riguardo la difesa». Gli anni 90 videro Israele concentrarsi sullo sviluppo di sistemi in grado di proteggere i propri asset dalle minacce elettroniche. Una di queste meraviglie era lo Scudo del Cielo, un sistema aereo progettato per proteggere gli aerei dalle minacce di missili, confondendo i sistemi di puntamento nemici. Aneddoti dalla sua fase di test sono colmi di racconti di missili che deviavano dalla loro traiettoria, come se fossero ammaliati da un mago invisibile. Una curiosità nel viaggio di guerra elettronica di Israele fu il Passero Silenzioso. Questo dispositivo enigmatico, si dice fosse stato sviluppato nei primi anni 2000, si diceva emettesse onde elettroniche che potevano placare anche le minacce elettroniche più aggressive. Sebbene molto sul Passero Silenzioso rimanga avvolto nel mistero, la sua stessa esistenza mostra l'ininterrotta ricerca della maestria elettronica di Israele. Tra le ombre della guerra elettronica, storie umane di ingegno e determinazione brillano vivamente. Si racconta di Rivka Cohen, una brillante matematica di Haifa, che sviluppò algoritmi in grado di prevedere e contrastare le minacce elettroniche in tempo reale. Il suo lavoro, spesso descritto come poesia matematica, ha svolto un ruolo fondamentale nel potenziare i meccanismi di difesa elettronica di Israele. Nel corso della sua odissea di guerra elettronica, Israele è stato guidato dalla filosofia che nell'era della tecnologia il dominio dello spettro elettronico è tanto cruciale quanto il dominio su terra, mare o aria. Il dottor Eli Fisher, pioniere nella tecnologia radar, una volta rifletté durante una lezione all'Istituto Technion: «Il campo di battaglia elettronico è come una partita a scacchi. Devi anticipare le mosse del tuo avversario, pensare a diversi passi avanti e sempre, sempre essere pronto ad adattarti». Sussurri di sabbia, la danza di Israele con l'ira del deserto. Nell'abbraccio esteso del Negev, dove le sabbie dorate si estendono a perdita d'occhio e dove il sole arde con ferocia implacabile, storie di valore, innovazione e sopravvivenza sono state incise dai venti del tempo. Per Israele, il deserto non è solo una caratteristica geografica, è un crogiolo, una sfida e un testamento allo spirito indomabile della nazione. La storia inizia dopo la dichiarazione di indipendenza di Israele nel 1948. La giovane nazione si trovò intrappolata in battaglie su più fronti, con la vasta distesa arida del Negev come teatro cruciale. Le prime forze di difesa israeliane, guidate dal visionario Ariel Sharon, affrontarono non solo la potenza degli eserciti nemici, ma anche il temperamento spietato del deserto. Sharon, riflettendo su quei primi giorni durante un raduno a Be'er Sheva nel 1965, osservò: «Il deserto non cede facilmente, ma neanche noi. La scarsità d'acqua, le estreme fluttuazioni di temperatura e i terreni insidiosi rendevano la guerra nel deserto un'impresa scoraggiante». Tuttavia, fu proprio in queste sfide che Israele vide opportunità per l'innovazione. Gli anni 50 videro lo sviluppo dei veicoli volpe del deserto. Costruiti su misura per i paesaggi del Negev, questi agili veicoli potevano attraversare dune e wadi con un'agilità che smentiva la loro robustezza. Abbondano racconti di convogli della volpe del deserto che superavano in astuzia le pattuglie nemiche, i loro binari scomparendo nelle sabbie mobili, lasciando gli inseguitori confusi e ammirati. Ma le sfide del deserto non riguardavano solo la mobilità. Il calore torrido rappresentava una minaccia sia per l'uomo sia per la macchina. Entra in scena la dottor Saya El-Zohar, pioniera nell'ingegneria bioclimatica. Negli anni 70 guidò un progetto che portò alla creazione delle tute del deserto, uniformi progettate per regolare la temperatura corporea, garantendo che i soldati potessero operare efficientemente anche nelle condizioni più estreme. Aneddoti di soldati narrano come queste tute, spesso scherzosamente chiamate mantelli magici di Zohar,
rendessero il calore insopportabile del deserto quasi confortevole. La notte nel deserto, con le sue temperature in picchiata, portava una nuova serie di sfide. La soluzione? Gli occhi della notte, una serie di dispositivi di imaging termico e infrarossi sviluppati negli anni Ottanta. Questi strumenti trasformarono il paesaggio notturno del deserto da un velo di oscurità in una tela di chiarezza. Il maggiore Eli Cohen, durante un'operazione notturna nella penisola del Sinai, una volta scherzò: «Con questi vediamo i segreti del deserto». Eppure, il deserto non era solo un regno di guerra, era anche un maestro. I soldati parlavano del codice del deserto, un insieme non scritto di principi di sopravvivenza tramandati di generazione in generazione. Uno di questi principi era l'arte di ascoltare le sabbie. Un vecchio racconto beduino narrava come il deserto, se ascoltato attentamente, sussurrasse avvisi di tempeste imminenti o movimenti nemici. Oltre alle storie di tecnologia e tattiche, il Negev fu testimone di momenti di profonda umanità. Si raccontano storie di soldati nemici, persi e disidratati, salvati da pattuglie israeliane. Nell'immensità del deserto, le animosità spesso lasciavano il posto a lotte umane condivise. Il capitano Amir Levy, ricordando un tale incidente durante la guerra dei sei giorni, rifletté: «Nel cuore del deserto siamo tutti solo vagabondi in cerca di ombra». Custode d'acciaio, la storia del trofeo e dei titani che protegge. Nell'arazzo vibrante delle innovazioni difensive di Israele esiste un filo che brilla con un'eccellenza ineguagliabile, il sistema di protezione attiva trofeo. Non solo un custode, ma un salvatore silenzioso. La storia del trofeo è una di determinazione, ingegnosità e ininterrotta ricerca per proteggere i colossi del campo di battaglia. La nostra storia inizia nei primi anni 2000, un periodo in cui titani corazzati come il Merkava vagavano per i paesaggi, la loro potenza incontestata. Ma i venti del cambiamento portavano sussurri di nuove minacce, missili anticarro sofisticati che potevano perforare anche le corazze più spesse. Ciò che serviva non erano solo scudi più spessi, ma anche più intelligenti. Entra in scena il dottor Oren Gutfeld, un visionario presso i sistemi di difesa avanzata Rafael. Ispirato dall'agilità delle volpi del deserto, in grado di schivare istintivamente le minacce, il dottor Gutfeld sognava un sistema in grado di prevedere e contrastare i missili in arrivo. Nel 2005 nacque il primo prototipo del trofeo. A differenza dell'armatura passiva, il trofeo era un custode proattivo. Utilizzando un radar avanzato, poteva rilevare le minacce, calcolarne la traiettoria e scatenare una raffica di contromisure, neutralizzando la minaccia prima che potesse colpire. La vera forza del trofeo fu testata durante un'esercitazione nel deserto del Negev nel 2010. Mentre il sole dipingeva il cielo di toni dorati e cremisi, un Merkava, equipaggiato con il trofeo, stava nell'immenso spazio. Da lontano, un missile ruggiva, il suo bersaglio chiaro. I soldati osservavano con il fiato sospeso mentre il trofeo si animava, intercettando il missile in un balletto di precisione e potenza. Il carro armato rimase illeso, il suo custode aveva superato il test a pieni voti. Ma il mondo reale non era un ambiente controllato. Gli scontri di confine a Gaza del 2011 furono la fornace in cui il trofeo dimostrò la sua abilità. In un momento mozzafiato, un missile si bloccò su un carro armato dell'IDF. Il radar del trofeo, ronzante come un falco vigile, rilevò la minaccia. In millisecondi vennero dispiegate contromisure e il missile fu reso innocuo, la sua furia spenta a mezz'aria. L'equipaggio del carro armato, realizzando la gravità del momento, coniò una frase che risuonerebbe nei circoli della difesa. Sotto la vigilanza del trofeo siamo invincibili. Storie dell'efficacia del trofeo si diffusero come un incendio. Delegazioni internazionali visitarono Israele, il loro interesse stimolato. Circola una storia su un generale russo, noto per il suo comportamento stoico, che, dopo aver assistito alle capacità del trofeo, esclamò ammirato: «Non è solo tecnologia, è magia». Tuttavia, il viaggio del trofeo non fu privo di sfide. Le prime versioni affrontarono problemi con falsi allarmi, portando a momenti al cardiopalma. Un aneddoto parla del capitano Yael Levy, un comandante di carro armato, che durante una pattuglia vicino alle alture del Golan affrontò diversi allarmi del sistema. Fidandosi dei suoi istinti più che della tecnologia,
manovrò il suo carro armato fuori pericolo, evitando per un soffio un'imboscata. Il suo feedback portò a raffinamenti cruciali del sistema, rafforzando la sinergia tra uomo e macchina. L'impatto del trofeo non fu solo tattico, fu anche psicologico. Sapere che i loro destrieri corazzati erano protetti da un sistema così avanzato aumentò il morale degli equipaggi dei carri armati. Il tenente generale Moshe Ya'alon, riflettendo sull'influenza del trofeo, una volta disse in un'esposizione della difesa a Tel Aviv: «La vera difesa non riguarda solo il metallo e le macchine, riguarda lo spirito dei guerrieri. Il trofeo fortifica entrambi». Ombre del valore. Gli echi silenziosi di Sayeret Matkal. Nel cuore di Israele, dove antiche storie di eroismo si fondono senza soluzione di continuità con imprese moderne di coraggio, esiste un gruppo così d'élite che la loro semplice menzione invia onde di riverenza. Sono i guerrieri silenziosi, le ombre del valore, i membri di Sayeret Matkal. Fondato nel 1957 dal visionario Avraham Arnan, un ufficiale di intelligence con una preveggenza che superava il suo tempo, Sayeret Matkal fu concepito non solo come un'unità, ma come un'idea. Un'idea che nel regno della difesa, a volte la forza risiede nella furtività, il potere nella precisione e il valore nella vigilanza. Arnan, riflettendo sulla nascita dell'unità durante un raduno segreto a Gerusalemme, sussurrò parole che sarebbero diventate leggendarie. «Siamo l'eco silenzioso del battito di Israele». I terreni di addestramento di Sayeret Matkal, avvolti nel mistero, giacciono annidati nelle colline della Giudea. Qui, terreni impervi diventano aule e l'implacabile sole del deserto, un insegnante rigoroso. I reclute subiscono un addestramento rigoroso, sia fisico che mentale. Una storia spesso raccontata parla di un giovane recluta di nome Eliav, incaricato di navigare in terreni pericolosi con una bussola rotta. Imperturbabile, Eliav usò le stelle come guida, completando la missione con un'audacia che lasciò anche Ghili istruttori esperti in ammirazione. Ma la leggenda di Sayeret Matkal non si basa solo sull'addestramento. Le loro operazioni nel mondo reale sembrano racconti di spionaggio cinematografico. L'operazione Primavera della Gioventù, portata avanti nel 1973, vide un piccolo team infiltrarsi in profondità nel territorio nemico, i loro volti travestiti, mimetizzandosi perfettamente con i locali. La loro missione? L'eliminazione di figure chiave responsabili del massacro delle Olimpiadi di Monaco. Il loro successo? Assoluto. Eppure, al di là delle missioni e degli elogi, sono le storie umane che definiscono Sayeret Matkal. Storie come quella di Yoni Netanyahu, il fratello maggiore del futuro primo ministro Benjamin Netanyahu, un comandante dallo spirito indomito. La leadership di Yoni durante l'audace operazione di salvataggio di Entebbe nel 1976 rimane incisa nella storia. Le sue lettere, piene di riflessioni sul dovere e sul sacrificio, rivelano un'anima tanto poetica quanto coraggiosa. In una rifletté: «La vita è tessuta con delicati fili di dovere, amore e sete di azione. Noi, nelle ombre, abbracciamo tutti questi aspetti». Le curiosità su Sayeret Matkal abbondano. Sapevate che il loro emblema, una spada all'interno di uno scudo, fu ispirato da una moneta antica scoperta tra le rovine di Masada? O che molti dei suoi membri, dopo il loro servizio, hanno trovato successo in diversi campi, dalle start-up tecnologiche ai vigneti, incarnando lo spirito di versatilità in cui sono addestrati? L'influenza di Sayeret Matkal oltrepassa i confini. Le unità speciali internazionali spesso cercano di apprendere dalle loro tattiche. Un aneddoto racconta di un ufficiale dell'SS britannico, in visita segreta in Israele, così colpito dalle tecniche di Sayeret Matkal da commentare: «Non solo pensano fuori dagli schemi, li ridefiniscono». Nei caffè brulicanti di Tel Aviv, dove la vita quotidiana ronza di vitalità, si sentono spesso sussurri su Sayeret Matkal. Racconti del loro valore, raccontati in toni sommessi, diventano leggende moderne. Uno dei preferiti tra questi è la storia di un operativo solitario con il nome in codice Il Fantasma, che si infiltrò nelle linee nemiche, recuperò informazioni critiche e scomparve tutto in una notte, lasciando dietro di sé solo un'eredità. Sentinelle di sabbia e pietra, il velo tecnologico di Israele. In una terra dove antichi muri di pietra sussurrano storie di ere passate,
Israele ha tessuto una nuova narrazione, che fonde l'antica necessità di sicurezza con la brillantezza della tecnologia moderna. Questa storia non è di torri maestose o guardie valorose, ma delle sentinelle invisibili che stanno vigilanti lungo i confini di Israele. Gli anni 70 segnarono l'inizio di questo viaggio tecnologico. Con l'aumento delle tensioni di confine, Israele riconobbe la necessità di un approccio alla sicurezza che trascendesse le semplici pattuglie e le torri di guardia. Yosef Tekoa, un diplomatico e visionario, rifletté durante un'assemblea della Knesset nel 1974. I nostri confini non sono solo linee su una mappa, sono entità viventi. Dobbiamo farli respirare, vedere e sentire. Ascoltando questo richiamo, nacque il progetto Recinzione Intelligente. Ma questa non era una recinzione qualunque. Infusa con sensori, telecamere e rilevatori di vibrazioni, poteva rilevare il più tenue tocco o l'intruso più furtivo. Posizionata lungo il confine con il Libano, questa recinzione divenne l'osservatore silenzioso di Israele, i suoi occhi e le sue orecchie sintonizzati su ogni fruscio e sussurro. Tuttavia, le sfide poste dai confini erano multidimensionali. La striscia di Gaza, con la sua intricata rete di tunnel, richiedeva una soluzione che scavasse in profondità. Entrano in scena le sentinelle sotterranee, una serie di sensori sismici in grado di rilevare attività sotterranee. Distribuiti nei primi anni 2000, questi sensori trasformarono il labirinto sotterraneo in un quadro di chiarezza. Un aneddoto di un ufficiale di pattuglia di confine, il capitano Avi Ronen, cattura l'essenza di questa trasformazione. Una volta osservò: «Con questi sensori la terra stessa canta per noi, rivelando i suoi segreti». Ma che dire delle vaste distese, degli spazi desertici dove le dune di sabbia si spostano e dove la sorveglianza da terra presenta sfide? La risposta era nei cieli. Entro gli anni 90, Israele aveva dispiegato una complessa rete di palloni di sorveglianza. Galleggianti con grazia, dotati di telecamere ad alta risoluzione, questi palloni divennero gli occhi di Israele nel cielo. C'è un racconto spesso condiviso nei campi del Negev su come un tale pallone, soprannominato Elia dalle truppe, una volta rilevò un cammello solitario a chilometri di distanza, portando a un inseguimento umoristico, mentre gli ufficiali cercavano di determinare se fosse un locale smarrito o un ingegnoso diversivo. Dietro queste meraviglie tecnologiche c'erano menti brillanti, innovatori che dedicarono la loro vita a garantire la sicurezza di Israele. Una di queste figure era la dottoressa Naomi Ehrlich, un ingegnere di Haifa. Il suo lavoro nel migliorare la sensibilità dei sensori di confine le valse il soprannome la sussurratrice. Riflettendo sul suo percorso durante una conferenza tecnologica a Tel Aviv, condivise: «Nel caos del mondo sono i suoni più tenui che spesso portano le storie più profonde». Tuttavia, la sicurezza dei confini non era solo deterrenza. Era anche connessione. Abbondano storie di come queste tecnologie, in molteplici occasioni, abbiano aiutato a salvare vite, come quella volta in cui telecamere termiche lungo il confine giordano rilevarono un gruppo di escursionisti smarriti. Le loro firme termiche brillavano come fari nella fredda notte del deserto, portando a un tempestivo salvataggio. I confini di Israele, con la loro fusione di paesaggi antichi e tecnologia all'avanguardia, stanno come testimonianza della resilienza e dell'innovazione della nazione. Essi echeggiano le parole di David Ben-Gurion, il primo ministro di Israele, che una volta osservò: «Nel deserto di sabbia e pietra, la nostra vera forza non sta nelle mura, ma nella nostra capacità di vedere, sentire e salvaguardare». Custodi del profondo blu. L'odissea di Israele nella maestria navale. Oltre le distese aride e le antiche cittadelle, la narrazione di Israele si estende nell'immensità del Mediterraneo. Qui, sotto la danza delle onde e l'abbraccio del profondo blu, giace una storia di prodezza navale, di silenziosi sottomarini, barche di pattuglia vigili e l'ininterrotta ricerca della dominanza marittima. Il nostro viaggio inizia negli anni 50, un periodo in cui la giovane marina di Israele stava trovando il suo equilibrio. La nazione comprese che la sua sopravvivenza non era solo legata alla terra, ma era intrinsecamente connessa alle acque che accarezzavano le sue coste. L'ammiraglio Yoai Bin Nun, un visionario del suo tempo e uno dei pionieri della forza navale di Israele, fu una volta sentito riflettere alla base navale di Haifa,
Il nostro destino non è solo scolpito nella pietra, è inciso nelle correnti del mare. Entro gli anni 70, la Marina israeliana fece un significativo salto con l'acquisizione dei suoi primi sottomarini dalla Gran Bretagna. Soprannominati Classe Gal, questi silenziosi predatori del profondo divennero l'emblema della furtività e della strategia. Un aneddoto di quei primi giorni parla di un esercizio di addestramento in cui un sottomarino Gal, non rilevato, si intrufolò in una flotta di navi alleate, mostrando la sua prodezza nelle operazioni segrete. L'esercizio, sebbene solo una simulazione, mandò onde attraverso la comunità navale sulla nascente capacità dei sottomarini israeliani. Tuttavia, i mari non erano privi di sfide. La minaccia di missili nemici che prendevano di mira le navi navali necessitava di innovazione. Entra in scena il Sea Dome, un adattamento dell'Iron Dome, specificamente progettato per le navi navali. Distribuito nei primi anni 2000, il Sea Dome si ergeva come sentinella, il suo radar che scandagliava i cieli, pronto a intercettare qualsiasi minaccia. Il capitano Miriam Levinsky, ricordando la prima intercettazione riuscita del sistema durante uno scontro vicino alla costa di Gaza, commentò: «Con il Sea Dome, le nostre navi non solo navigano, volano. Le acque costiere hanno anche testimoniato l'agilità delle barche di pattuglia di Israele. Le barche di pattuglia veloci, classe Dvora, introdotte negli anni Ottanta, divennero il flagello degli avversari che tentavano infiltrazioni segrete. Queste agili imbarcazioni, con i loro sistemi di navigazione all'avanguardia, potevano sfrecciare attraverso le acque, intercettando minacce con una precisione ineguagliata». Una storia spesso condivisa nei circoli navali è quella del tenente Daniel Rothman, che, durante una notte tempestosa, manovrò la sua barca Dvora attraverso acque pericolose per sventare un tentativo di infiltrazione. Il suo eroismo gli valse il titolo di Cavaliere della Tempesta tra i suoi colleghi. Dietro queste meraviglie marittime c'erano gli eroi non celebrati, gli ingegneri e gli innovatori. Vengono in mente nomi come il DOT, Eitan Shalom, il cervello dietro molti dei sistemi di difesa navale di Israele, il DOT. Shalom, in una rara intervista negli anni 90, condivise la sua filosofia: il mare è imprevedibile, sempre in cambiamento. Le nostre innovazioni devono essere sempre due passi avanti. Tuttavia, tra i racconti di tecnologia e tattica, il Mediterraneo è stato testimone di momenti di profonda cameratismo. Abbondano storie di marinai israeliani che salvano pescatori dalle nazioni vicine, di pasti condivisi nei mari aperti e di melodie che trascendono i confini. Come l'ammiraglio Gideon Raz, un veterano di molte operazioni navali, una volta disse durante un raduno ad Ashdod: «Sulla terra potremmo essere divisi dai confini, ma in mare siamo uniti dalle onde». Dai campi di battaglia ai vigneti, l'odissea dell'utilizzo duale di Israele. Tra le colline ondulate di Israele, dove antichi uliveti stanno a testimoniare il tempo, si è silenziosamente svolta una diversa evoluzione. È il viaggio delle innovazioni, nate nel crogiolo della ricerca militare, che trovano la loro strada nella vita quotidiana dei civili, trasformando campi diversi come l'agricoltura e la medicina. La storia inizia alla fine degli anni 60, un periodo di fervore e fortezza. Israele, sempre all'avanguardia nelle innovazioni difensive, intraprese numerosi progetti di ricerca. Poco sapevano che questi sforzi militari avrebbero seminato i semi di rivoluzioni civili. La dottoressa Yael Cohen, un'eminente ricercatrice presso l'unità tecnologica delle forze di difesa di Israele in quei primi giorni, una volta rifletté: «Nella nostra ricerca per la difesa, spesso incappiamo nell'inaspettato, soluzioni per la vita». Entro gli anni 70, i deserti di Israele furono testimoni di una tale scoperta fortuita. La ricerca militare su tessuti durevoli per tende portò allo sviluppo di un materiale che poteva conservare l'umidità e resistere al duro sole del deserto. Questo materiale fu presto adattato per uso agricolo, dando vita al rinomato sistema israeliano di irrigazione a goccia. Il deserto del Negev, un tempo sterile, iniziò a fiorire con vigneti e frutteti, testimoniando i frutti inaspettati della ricerca militare. Eppure, l'Odissea non si fermò ai campi. I corridoi degli ospedali affollati di Tel Aviv furono testimoni di un'altra trasformazione. Negli anni Ottanta, la ricerca militare sulle tecnologie laser, inizialmente destinata alla guida dei missili, trovò un alleato inaspettato:
gli oftalmologi. Il dottore Eliezer Avrami, pioniere nella chirurgia oculare laser, ricorda il suo stupore nel rendersi conto del potenziale di questa tecnologia. Era come se il cielo si fosse aperto, rivelando un raggio di speranza per innumerevoli pazienti, commentò durante una conferenza medica a Gerusalemme. Le onde di queste innovazioni a duplice uso raggiunsero anche i regni della comunicazione digitale. Nei primi anni 2000, algoritmi militari progettati per la comunicazione sicura furono adattati per uso civile, aprendo la strada ad alcune delle start-up tecnologiche rivoluzionarie di Israele. Una di queste imprese nacque in un garage di Haifa da un ex ufficiale delle comunicazioni militari, Miriam Lior. Oggi la sua azienda è leader mondiale nelle transazioni digitali sicure. Tuttavia, il viaggio di queste innovazioni fu spesso disseminato di sfide e momenti fortuiti. Abbondano aneddoti di incontri casuali che portarono a scoperte, come quando l'ingegnere militare Dan Ravid, sorseggiando caffè in un caffè di Gerusalemme, si imbatté in una conversazione tra agricoltori che lamentavano perdite di raccolto. Le sue intuizioni sull'imaging termico, destinato alle operazioni militari notturne, si trasformarono presto in una tecnologia in grado di rilevare malattie delle colture, salvando innumerevoli raccolti. Dietro ciascuna di queste innovazioni c'erano individui le cui vite erano intrecciate con le loro ricerche. Figure come il dottor Isaac Reuven, il cui lavoro sulle protesi militari, ispirato dalle ferite di suo fratello durante la guerra del Kippur, portò a progressi nella tecnologia delle protesi civili. Riflettendo sul suo percorso, il dottor Reuven condivise parole che risuonarono in vari settori. Nel cuore dell'avversità giace il seme dell'innovazione. Mentre si chiudono i capitoli della saga tecnologica di Israele, rimaniamo in soggezione di una narrativa che abbraccia millenni, da antiche cittadelle a innovazioni all'avanguardia. Una terra dove lo spirito del re Davide risuona nel ronzio delle macchine moderne, dove il deserto sussurra storie di eroi passati e pionieri odierni. Nelle parole del visionario David Ben-Gurion, per essere realisti bisogna credere nei miracoli. Infatti, nel cuore di Israele, tra gli echi della storia, i miracoli dell'innovazione continuano a svelarsi, tessendo una storia di resilienza, ingegnosità e una ricerca incessante per un domani più sicuro.